Per cuore giallo-blu, la PMS Torino si è guadagnata sul campo battendo Biella 3-1, la prima semifinale della sua storia per andare in A1, inizia a diventare serio. Inizia a diventare serio, è dall'inizio dell'anno che è tanto serio, sappiamo che dobbiamo, che l'obiettivo è vincere, ci siamo riusciti oggi, bravi e fortunati, polli in altre circostanze, ma dai. Sono contento, la prima semifinale di Lega 2 è già un bel risultato. Ora andiamo avanti, giochiamo partita dopo partita e vediamo che succede. Andando un attimo alla partita, oggi la partita più difficile della serie secondo mio modo di vedere. Biella gioca una partita veramente perfetta dal punto di vista dell'agonismo. Lombardi fa una gran partita ed è l'offsider della giornata, almeno dal mio punto di vista. Poi Torino riesce a fare qualcosa di incredibile di nuovo, perché inizia un terzo quarto praticamente con un macigno sulla schiena e poi succede qualcosa, me lo dici tu? Ma no, noi siamo partiti, sapevamo che loro sarebbero partiti aggressivi perché essendo l'ultima partita che potevano giocare si giocavano tutto. Noi siamo stati invece un po' molli all'inizio e ci hanno messo sotto. E ovvio che il pubblico ti aiuta, giocando in casa ti aiuta e allora riesci a riaddrizzare la partita e l'abbiamo riaddrizzata nel momento giusto. Non dobbiamo far così, non ci dobbiamo far mettere sotto, però bisogna fare anche complimenti a Biella e oggi ho visto veramente una squadra, un gruppo stratosferico sotto questo punto di vista, perché senza Raspino, stanchi forse più di noi, hanno fatto una partita spettacolare. Insomma, venire qua e comandare per quanto 37 minuti non è facile, sono stati veramente bravi. Almeno 35. Non c'era Raspino per Biella, lo diciamo per dovere di cronaca, non c'era Gergati e Wojciechowski per Torino, ma è quasi una non novità. Invece noi diciamo sempre che ci sono protagonisti sempre diversi, oggi possiamo dire che il protagonista ce l'abbiamo qui ai micro. Sei stato il più lineare come rendimento, hai martellato il canestro sempre, ti abbiamo visto anche incitare la curva sul meno 8. Avevi degli occhi proprio della tigre veramente oggi. Sì, perché ho visto, c'è stato un time out in cui eravamo sotto 11 mi sembra e c'erano le facce spente, le facce di chi quasi non ci crede più, e quello non va bene. Allora quello non deve mai succedere, soprattutto nei playoff dove ci sono partite senza ritorno, quindi un paio di urli a volte fanno bene, aizzare il pubblico fa meglio e alla fine siamo stati bravi. Le urla sono andate a segno, il pubblico a un certo punto ha avuto, è stato veramente un fatto di tutti i 3 minuti tutti in piedi, una cosa che non si vedeva spesso da qualche ventennio a sta parte. Il capitano ha ruggito, Torino ha risposto. No, un grande pubblico, speriamo di continuare così e che vengano ogni partita in questo modo. E cerchiamo di così insieme di avere il più grande dei risultati. E fortunatamente di partite ne abbiamo ancora, la prossima partita è Trento, ma ci sentiamo ancora, speriamo fino a giugno. Ah, sicuramente, ancora la strada è lunga e speriamo sia il più lunga possibile. I complimenti da parte mia, clamorosi, grazie Eva, super. Ciao a tutti.